Lavoro da 38 anni nelle biblioteche, per le biblioteche e con le biblioteche, quindi a vari livelli. Ho cominciato dalla gavetta, ho cominciato come volontaria della biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità e qui ho visto un po' di colleghi, dottor Toni, Cristina Mancini, Lia e tanti altri. Insomma, veramente oggi è un giorno, un importante evento dal punto di vista tecnico-scientifico, un importante evento dal punto anche di vista personale, istituzionale, ma io al di là di quelle che sono sicuramente la vostra giornata sarà, è importante perché è un momento di riunione di tutte le forze che ci sono in campo a livello di biblioteche che si occupano a vari livelli di ambiente. Ma questo poi saranno i colleghi dei vari enti, gli enti più importanti che si occupano di ambiente, abbiamo parte l'ISPRA che insomma copre tutto lo scibile ambientale, quindi la biblioteca ovviamente ha un adeguato patrimonio che supporta gli utenti, i ricercatori nel loro lavoro quotidiano. Poi verremo alle dolenti note, però ecco, ora parliamo delle cose positive. E poi gli altri enti, io ho riconosciuto dei colleghi, ho riconosciuto qualcuno dell'EMEA, CNR, ISS l'abbiamo già nominato, ovviamente le ARPA con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che sono, ho visto dei colleghi, ho visto la dottoressa Gallo che poi parlerà, con i quali siamo in rete a fasi successive ma da tanti anni. Nel 2012 mi ricordo che abbiamo avviato la prima rete, io presentai, ero allora direttore del dipartimento e mi dedicavo molto alla biblioteca, ora viceversa ho un po' perso contatti con quella che è la metodologia biblioteconomica, sono più ho virato più verso la gestione e appunto le dolenti note, quello che dicevo, e quindi già 12 anni fa ci occupammo ci mettemmo in campo proprio con le ARPA, che erano le nostre agenzie regionali con le quali si lavorava a livello tecnico, ma si lavorava anche a livello di coordinamento di metodologie. E questo venne fuori in un momento in cui era virtuoso come comportamento, ma ancora non era indispensabile, nel senso che per la biblioteca ISPRA, soprattutto ora ISPRA, allora APAT, navigavamo nell'oro. E quindi io farò discorsi molto pragmatici oggi, però voglio lanciare qualche messaggio. E quindi era una necessità della biblioteca che copriva più settori ambientali, che aveva più mezzi sia tecnologici sia per il sistema Sebina che gestiva, noi siamo anche riferimento del polo GEA del sistema nazionale bibliotecario nazionale, e quindi mettevamo in campo tutto il nostro patrimonio, il patrimonio della biblioteca del servizio geologico, quella dell'AMPA, mettevamo in campo un patrimonio che valeva ogni anno costavamo un budget di 480.000 euro, ancora me lo ricordo, quindi è chiaro che eravamo punto di riferimento per tante biblioteche che invece giustamente avevano altri ruoli, altre tradizioni. Ora, poi ve lo dirà la dottoressa Gallo, la dottoressa Saso dell'ISPRA e Anna Gallo dell'ARPA Lombardia, che questa necessità invece è diventata appunto non più un qualcosa da percorrere metodologicamente, qualcosa di corretto, è diventata una necessità imprescindibile. Siamo diventati di colpo poveri, lo dico con grande rammarico, lo dico perché 3 anni fa la stessa biblioteca ISPRA, che insomma ho l'onore di ancora dirigere, ancora per poco, però insomma che rimarrà sempre nella mia attenzione e sarà sotto la mia ala protettrice anche quando non avrò più la direzione della biblioteca, e comunque è stata messa in ginocchio dalla spending review. Siamo stati costretti a interrompere i nostri abbonamenti, le nostre testate si sono interrotte. È vero che avevamo, anche per dovere di completezza delle testate, avevamo la necessità di continuare ad abbonarci. È vero
che era appunto la biblioteca di riferimento, e anche se la nostra utenza non chiedeva espressamente tutto quello che compravamo, ci sentivamo in dovere di farlo, ma potevamo farlo. Da quel momento in poi le cose sono cambiate e i bibliotecari, che sono sempre visti un po' come le persone più tradizionali, più diciamo legate al passato, così si sono rimboccati le maniche e hanno cercato, come potevano, ovviamente con tutto il mio appoggio possibile, di trovare fondi e di trovare soluzioni. E una soluzione, la più valida per noi, quella, è stata quella di consorziarci con molte ARPA e creare appunto questa rete, ma di tipo gestionale amministrativo. Questo ha fatto sì che tutti i partecipanti si tassassero e quindi l'amministrazione, i vertici dell'amministrazione fossero costretti partecipando ad avere i benefici, ma anche a devolvere una parte del budget della propria amministrazione a favore dell'incremento delle biblioteche. Questa è stata la soluzione vincente. Questa, insieme poi a tante altre diciamo soluzioni virtuose, che sono io come diciamo direttore di un'altra struttura e come coordinatrice di attività che esulano dal mondo delle biblioteche, ho trovato i fondi per comprare monografie. Chiaramente monografie del settore dell'argomento di studio della convenzione, e poi abbiamo cominciato a vendere i libri che producevamo e quindi abbiamo potuto mandare in missione le persone, che anche bibliotecari, insomma le persone del dipartimento, che è uno dei dipartimenti più poveri, quello non a caso, che ha la biblioteca, che ha il museo, che ha la formazione educazione ambientale. Diciamo che necessità fa virtù. Questo siamo diventati molto virtuosi nei comportamenti, però diciamo che il patrimonio della biblioteca si è indubbiamente non si è accresciuto. Allora, l'appello di oggi che io faccio come direttore di dipartimento, come manager, diciamo con un occhio e il cuore alla biblioteca e alle sue tematiche, alle sue problematiche, ma che so che voi saprete affrontare sempre, non sono le competenze, non sono le risorse umane e la loro qualità il problema, secondo me il problema del futuro, dell'immediato anzi, è un problema di budget. A mio avviso l'ho sentito anche confrontandomi con il direttore Toni, il direttore della biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità, una biblioteca con una grande tradizione, un grandissimo patrimonio, molto più ricca della biblioteca Ispra, che anch'essa in difficoltà. Quindi voglio dire, secondo me l'appello, al di là delle reti diciamo, a cui partecipiamo, al di là delle strategie che ognuno può mettere in campo, al di là dei piccoli escamotage che riesce per mantenersi in vita a portare avanti, io direi che da qui, da oggi, è un'occasione unica, deve essere il primo giorno forse di un rincontro, perché non è una conoscenza, ci conosciamo, facciamo il punto della situazione e andiamo avanti, però cercando di fare rete, ma rete, insisto, gestionale, cercando di tirare dentro i nostri enti, i nostri vertici, mi ci metto anche io, e arrivare a una condivisione, decidendo con la decisione ovviamente che spetta ai bibliotecari, ai direttori di biblioteca, ma convincendo e costringendo i nostri enti a fare la loro parte. Io credo che questo sia la nostra salvezza, la nostra possibilità, altrimenti purtroppo vedo scenari un po' tristi. Ora, non voglio fare la Cassandra, però io sono molto pragmatica, conosco il mondo delle biblioteche, conosco anche gli aspetti, diciamo, fuori dalle biblioteche, ho una visione, diciamo, forse un po' che va oltre. Quindi questo è un po' il consiglio, questo è l'appello che lancio. Usciti da questa sala, dopo questa giornata che sarà intensa, sarà ricca, sarà importante per fare confronti e decidere come andare avanti,
bisognerà capire veramente, mettere in campo, fare riunioni tra direttori, referenti, per trovare il modo di stipulare convenzioni, di fare accordi quadro, quello che volete. Esempio, esiste un accordo quadro con il CNR, tra ISPRA e CNR. Bene, nell'ambito di quell'accordo si può richiamare quell'accordo e dire: il mondo delle biblioteche è in sofferenza, che cosa vogliamo fare? Tassiamoci tutti quanti, perché altrimenti non ha senso la gestione che esiste. Quindi o le biblioteche hanno uno sviluppo o hanno una prospettiva di futuro che ovviamente deve seguire i cambiamenti, le possibilità, le risorse che si hanno in campo, ma deve poter contare su un budget che sia un budget istituzionale. Io insisterò sempre su questo, perché l'istituzione deve dare questo servizio, deve garantire un budget alla biblioteca. Tutto il resto è il di più, è benvenuto, ma non è il riconoscimento. Quindi, se siete d'accordo, se vogliamo poi incontrarci, se i nostri bibliotecari faranno da trade union e vorremo organizzare un incontro, un documento, io sono a disposizione. Con questo io lascio la parola a chi c'era adesso? Ci sei tu che dai un... Enrica Manenti. E vi auguro buon lavoro e sono qui per seguirvi. Grazie. Io pensavo che organizzassi. Allora, diamo la parola adesso alla presidente dell'AIB nazionale, Enrica Manenti, che ringraziamo per la sua presenza. Grazie. Grazie a tutti. Io ringrazio veramente le istituzioni e l'associazione che si sono messi assieme per creare questa iniziativa, che riteniamo molto importante. L'AIB e i bibliotecari hanno dato prova di quantomeno sensibilità e interesse per le tematiche che oggi dovremo affrontare. Da ultimo, quantomeno, la pubblicazione comunque sul letto biblioteche e le consigliere che avete visto all'ingresso. Ma quello che vorrei dire io è, una volta tanto, non è un discorso che riguarda l'associazione in senso stretto. Io mi unisco alla preoccupazione della dottoressa Moroni, ma se per quello che riguarda le nostre biblioteche in generale, noi abbiamo, oltre alla preoccupazione del budget, abbiamo l'enorme preoccupazione per le risorse umane, perché le risorse umane, molte biblioteche ce le hanno già sottratte, o andando in pensione o spostando addirittura personale formato a fare altre attività. Quindi, come dire, se andiamo sugli aspetti negativi è una gara dura a ribasso. Però, visto che oggi, appunto, secondo me facciamo una cosa importante, sono sicura che darà buoni frutti, io volevo dire veramente due parole in generale su questo argomento, appunto, legato alle biblioteche, quindi biblioteche e bibliotecari. Noi abbiamo tre sessioni. La prima sessione verso la rete nazionale delle biblioteche ambientali. Quello che mi piacerebbe dire è che tutte le biblioteche italiane sono biblioteche ambientali, se ragioniamo in senso ampio, perché tutte le biblioteche fanno parte, come dire, del nostro mondo, in modi diversi, nella loro articolazione e nella loro differenza, perché non è fatto di persone, è fatto di vite, è fatto di cammini. E vuol dire, estremizzando un po', ma forse tutto sommato è vero, è una componente, diciamo, ambientale, di attenzione ambientale, dovrebbe essere presente in qualsiasi tipo di biblioteca, non solo come buone pratiche tecniche, proprio come logica di esistenza e motivazione all'esistenza. La seconda sezione, la Green Library, dal punto di vista del coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura, qua direi che qua si deve mettere alla prova la creatività, no, della categoria degli architetti e, come dire, dei designer nel senso lato, anche quella dei bibliotecari, che ne hanno tanta, no, un po' sommersa, e però direi anche unità e rispetto. Bisogna, io credo che si vada avanti anche su questi temi se si coniuga appunto la creatività con il rispetto. Dobbiamo sapere di che cosa ci stiamo occupando, quindi quando si fanno progetti di nuove biblioteche, le strutturazioni devono essere sempre presenti bibliotecari, banalmente, no? Questa è una cosa che sembra logica, ma siccome voi sapete benissimo che così non è,
Rivolgo invece un appello agli architetti: quando vi incaricano di fare, di creare le biblioteche e restaurare, pretendete che ci siano anche i bibliotecari per le commissioni. E non succede a me, quando ero giovane, che mi sono trovato il pacchetto da spedire alla Cassa Depositi e Prestiti e una biblioteca con i pavimenti che scricchiolavano senza tavoli. Non lo dico perché poi succede anche questo. Quindi creatività e rispetto. Per la parte, terza sessione, le ecobiblioteche, esperienze di utilità sociale, anche qui le cose sono, la cultura e il benessere sono molto legati, no? Non faccio riferimento a studi ormai ben noti. Ma nelle biblioteche ci dovrebbe essere anche la trasparenza, l'attenzione, la cura. Le biblioteche che funzionano bene, anche se non hanno tanti mezzi, sono caratterizzate secondo me da questi elementi: trasparenza e cura. E io dico che curarsi dei propri utenti, curarsi della biblioteca, vuol dire anche respirare dell'aria pulita, da tutti i punti di vista. In questo senso, di nuovo, no? Aria pulita fisica e aria pulita, come dire, sociale e morale. Faccio un esempio solo, poi veramente concludo. Io sono innamorato di una piccola biblioteca che è in Albinea, in provincia di Reggio Emilia, una delle prime biblioteche che ha proprio un progetto ecologico e di recupero energetico quasi completo. Questa biblioteca, che fa tante iniziative, ma è proprio una biblioteca, no? Ha una caratteristica, è piena di libri. La cosa bella è che tu puoi uscire dalla parte moderna dell'edificio, andare verso le colline, perché c'è un ampio giardino che è quasi un bosco, e tu ci puoi andare con i libri. Cioè tu puoi girare con i tuoi libri e andare a leggere dove ti pare. Sembra poco, ma secondo me respiri, leggi, ti sdrai in un prato, per me è una cosa fantastica. Grazie. Intervento e per il suo supporto. Diamo la parola a Raffaella Inglese, coordinatrice del CNBA, Progetto Nazionale Biblioteche di Architettura. Grazie. Si sente? Buongiorno a tutti, grazie a tutti. Io sarò molto veloce con i saluti, perché dopo il coffee break invece vi tratterrò per parecchio tempo, in quanto avrò una relazione un po' lunghina, e quindi farò questo intervento appunto sulla Green Library. Io sono Raffaella Inglese e sono architetto e bibliotecario. Questo però, come presidente del CNBA, ancora soltanto per poche ore, perché avremo l'assemblea dei soci e dopo 6 anni di attività, di lavoro all'interno del coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura, lascerò il passo a un'altra valida collega e continuerò comunque a far parte del comitato esecutivo, cercando di collaborare, di dare tutto il mio impegno, insomma, in questa attività. Questo convegno è proprio il convegno ideale, nel senso che è un convegno che cerca di allargare i contatti, aumentare le competenze, condividere con i colleghi che hanno punti di vista diversi, esperienze diverse, ci permette di crescere insieme attraverso il confronto e quindi scoprire nuove realtà, integrarsi, conoscersi meglio, condividere, proprio in vista della sostenibilità delle biblioteche, appunto il discorso che ha fatto prima Emi, che ha fatto Enrica. Abbiamo pochissime risorse, il modo nostro per affrontare il futuro è proprio questo, di utilizzare al meglio tutte le competenze che abbiamo e tenerci in contatto il più possibile. Quando l'anno scorso Anna Laura Sasso di ISPRA, che aveva partecipato in un'introduzione appunto sulle attività dell'ISPRA al nostro convegno del 18 giugno che era sulle Green Library, mi ha proposto appunto di fare qualcosa, non immaginavo che veramente dopo 10 mesi di attività abbastanza intensa siamo riusciti ad organizzare un convegno così articolato. Io la conoscevo appena e non sapevo quale tipo di persona stravolgente avevamo davanti, così piena di entusiasmo e
direi che appunto bisogna puntare molto, puntare su queste persone anche un po' più giovani di noi e che hanno più spinta per raggiungere veramente dei risultati concreti. Domani temo che il mio cellulare resterà silenzioso per ore dopo questa esperienza, questi ultimi giorni, quando continuano ad arrivare questi messaggi ironici, costruttivi, puntigliosi, a volte un po' anche eccessivi, diciamo, da parte di questo gruppo del convegno formato appunto da AIB, ISPRA e CNPA. Per ora vi auguro appunto un buon lavoro a tutti, spero che possano nascere appunto dei risultati concreti, delle iniziative concrete che ci permettano di dare un certo contributo al miglioramento del mondo in cui viviamo.